dell'evento di oggi vi ho raccontato che questo è un viaggio dove in ogni tappa abbiamo aggiunto un qualche cosa. E questo viaggio l'abbiamo realizzato grazie al contributo di alcune aziende, tra queste Aedes, che è rappresentata qui dall'ingegnere Francesco Pugi. E man mano che proseguivamo in questo viaggio, ci siamo Pugi e Mariani, hanno incominciato a ragionare insieme su uno sviluppo di quello che si parlava. Quindi quello che voi vedete oggi non c'era 2 anni fa, è proprio il diritto di poter dire, è uno dei frutti di questo viaggio, delle esperienze condivise durante queste tappe. Potete trovare poi molte informazioni relative a questo connubio, a questa attività che stanno facendo insieme Pugi e Mariani, sempre su Ingenio, sempre come dicevo prima con Circa, e troverete le numerose pubblicazioni. Mettetevi comodi quando le leggerete, perché alcune superano le 30 pagine, perché la comunicazione, la prossima 70, perché la comunicazione è sempre più breve, no, nel mondo della digitalizzazione, però diciamo è un ottimo approfondimento. A te la parola, Francesco. Vai col mouse, puoi alzarti un po' più col mio sedile, un po' più alto. Su tutto, aspetta, no, vieni con questo, che così ce ne vai a poter usare. È stata una cosa difficile questa. Ecco fatto. Chi è? Allora, buonasera a tutti, mi presento, sono l'ingegner Pugi, sono titolare dell'Aedes Software. In quanto tale abbiamo sostenuto molto volentieri l'iniziativa di Ingenio, che nel corso di questi anni, ci ha dato l'opportunità di incontrare molti colleghi in diverse sedi del nostro territorio. In realtà io sono qui anche in un'altra veste e ci tengo a dirlo, perché l'occasione proprio di questi incontri è stata quella di conoscere e di apprezzare, oltre di stimare come tutti noi, il lavoro di Massimo Mariani, con cui c'è stato un po' un incontro, diciamo così, di interessi comuni relativi a una certa insoddisfazione verso un modo di analizzare le strutture murarie che non poteva rendere conto del tutto di quanto la realtà ci propone. E per questo motivo quindi è iniziato tutto un percorso di studio. Ora magari vado un po' velocemente perché poi punterò alle cose più recenti, che a partire dal lavoro Terremoto e Caos che Massimo pubblicò ormai un anno e mezzo o due fa, quasi alla fine del 2017, sì, quindi quasi 2 anni fa. Ecco, a partire da quello ci sono stati poi degli sviluppi per cercare di elaborare questi concetti e vedere se potevano trovare un'applicazione pratica nella realtà professionale. Come produttore di software ovviamente è stato un mio particolare interesse quello di lavorare su questi aspetti, ma non tanto per arricchire il mio software piuttosto che quello di un altro, perché in realtà gli algoritmi messi a punto sono stati resi pubblici in modo tale che questo lavoro non entrasse assolutamente in nessun tipo di privilegio che poteva avere il software che produciamo noi, che è PCM, rispetto a quello di altri. Volevamo proprio contribuire realmente a un dibattito che portasse a un miglioramento della modalità con cui si affrontano questi problemi. Ecco, quindi già da tempo comunque noi abbiamo avuto una certa sensibilità su alcuni aspetti che spesso vengono trascurati. Basta pensare per esempio alla questione delle fasi costruttive,
che non è affatto secondaria nell'analisi di un edificio muratura, in quanto noi spesso tendiamo a pensarlo, secondo i metodi della scienza delle costruzioni, come un solido elastico che, se ha un certo tipo di carico, subisce una compressione, una certa deformazione. Quando si alleggerisce, la deformazione ridiminuisce, appunto in virtù di uno sforzo normale, per esempio inferiore. Le cose non stanno così perché la struttura ha fin dall'inizio un assestamento sotto al peso proprio e ai carichi permanenti costruttivi, per cui in realtà sono solo le azioni che intervengono nel corso della sua vita a dare luogo a certe deformazioni aggiuntive. Per cui questo ha delle conseguenze importanti anche dal punto di vista sismico, perché un conto è il modello che dobbiamo utilizzare per valutare le azioni statiche e un altro è quello invece che risponde alle azioni sismiche. Molto spesso invece il modello è unitario, proprio perché attinge purtroppo a concetti tipici dell'elasticità pura, cosa che non esiste nella muratura e che siamo costretti semmai a schematizzare per cercare di avvicinarsi appunto a una modellazione possibile, ma che comunque va sempre presa in modo critico. Le murature sono caratterizzate da problemi quali la disgregazione, c'è poi la memoria del danno di cui ha già parlato Massimo, che fa sì che ci siano appunto delle conseguenze nelle sollecitazioni avute. Non è pensabile che una struttura che ha superato un evento sismico senza avere danni particolarmente rilevanti sia però tornata alla condizione precedente a quando l'evento è accaduto. In realtà all'interno della sua costituzione avrà avuto una serie di danneggiamenti che in qualche modo ne riducono le capacità. Per esempio, a volte si cerca di rappresentarli con delle rigidezze fessurate, cioè dicendo appunto che il materiale perde delle proprietà che ha inizialmente. In realtà anche qui stiamo conducendo uno studio che speriamo poi sfoci abbastanza presto in alcuni dati specifici, ma è già stato intravisto appunto dal nostro lavoro che è possibile vedere constatare insomma, una riduzione delle capacità deformative di resistenza, quindi di entrambi gli aspetti, attraverso una sequenza ripetuta di eventi sismici. Quindi bisogna pensare che l'agibilità, per esempio, di un edificio va studiata anche in relazione al possibile danneggiamento, che non è sempre così facilmente visibile e che sì. Vediamo se si riesce vediamo questo era il tuo. Ecco, sì. Questo sotto ancora, ecco, queste sono leggi parabola rettangolo che riguardano appunto una delle modalità consuete con cui si modella il legame sigma epsilon della muratura, in modo analogo al calcestruzzo. Sono legami ideali chiaramente, che però sono quelli che poi di fatto utilizziamo nelle analisi strutturali, e questi graffi che voi vedete non sono altro che le conseguenze dovute al fatto che una compressione e una successiva decompressione producono nel materiale attraverso un incremento della deformazione, anche se si lavora a livelli di tensione non elevati. Per cui poi alla fine quello che si può verificare è proprio una perdita di capacità della struttura in relazione alla sua deformazione eccessiva. Però su questo aspetto ritorneremo successivamente portando proprio degli studi specifici più dettagliati. Il percorso condotto finora, appunto a partire dal lavoro originario di Massimo Mariani, è stato poi quello di valutare gli effetti negativi su singoli pannelli, quindi poi un'estensione alla vulnerabilità degli edifici, cercando, come vi dicevo prima, di mettere a punto un algoritmo che avesse un carattere generale. Qui c'è un po' un riassunto del percorso ideale di progettazione che abbiamo studiato. Come vedete, l'analisi di vulnerabilità sismica di edifici esistenti in muratura è ovviamente
dettata dalla necessità di conoscere innanzitutto l'oggetto di studio e quindi un'analisi storico-critica e le indagini sulla qualità devono precedere qualunque tipo di applicazione di tipo di calcolo, ecco, quindi di modellazione strutturale. Ma dentro a questa fase entrano appunto anche gli eventi che la struttura ha subito. Del resto la normativa è chiara da questo punto di vista, perché proprio nella parte delle costruzioni esistenti dice che lo studio della storia della struttura deve coinvolgere anche gli eventi che l'hanno interessata, in particolare appunto i terremoti nel caso della zona sismica, ma ovviamente anche altri tipi di eventi. Dal punto di vista della sequenza di importanza delle verifiche, la disgregazione, la possibilità cioè delle murature di disgregarsi, precede ogni altra modellazione. Di questa ne riparleremo fra un po'. Comunque, qualora appunto il sistema sia in grado di avere una dignità strutturale, siamo soliti analizzare i cinematismi, cioè i meccanismi di collasso che riguardano crolli di porzioni di strutture comunque che hanno una loro dignità, e qualcosa abbiamo visto anche stamani nelle immagini presentate da Massimo, e in quel caso appunto abbiamo ribaltamenti codificati secondo quelle regole presenti anche nelle normative, ma che, come è stato giustamente osservato, non devono essere pensati la prima modalità e basta con cui l'edificio può collassare, perché il collasso precedente a questo è proprio quello dovuto alla disgregazione che caratterizza soprattutto le povere strutture murarie, che ricordiamo non erano strutture ingegnerizzate, quindi c'è una grande differenza fra gli edifici nuovi o quelli che progettiamo e possiamo tenere sotto controllo con regole moderne, e gli edifici invece pre-scienza delle costruzioni, chiamiamo così, o comunque pre-moderne, dove era soltanto l'esperienza quella che guidava nella costruzione. Esperienza che però aveva anche a volte determinato delle regole molto valide, basta pensare alle costruzioni di tipo monumentale. Comunque, una volta superato poi il punto relativo ai meccanismi di collasso, ci sono poi le analisi globali, che sono quelle che oggi vanno un po' per la maggiore quando si modellano gli edifici, le cosiddette analisi pushover piuttosto che le dinamiche non lineari. Ora, spesso quando si affronta l'analisi di un edificio esistente, molti cominciano a utilizzare i dati in loro possesso da rilievi o da prove o comunque dati riguardanti appunto la struttura nelle sue varie caratteristiche, inserendo questi dati appunto in un modello su cui far partire immediatamente un'analisi statica non lineare. Ora, questo è chiaramente un approccio che va rivisto, perché c'è tutta una fase di progettazione iniziale che in realtà con le analisi pushover o l'analisi globale non dovrebbe avere nulla a che fare, perché riguarda essenzialmente una valutazione della capacità della struttura di essere ben collegata, cioè di riuscire a esplicitare un comportamento effettivamente strutturale. Solo accertando questo, o se no a livello di progetto, solo cautelandosi di fronte a questo e quindi studiando adeguatamente i collegamenti, è possibile poi dare valore alle altre analisi. Quindi anche noi con i nostri software proponiamo queste analisi, ovviamente, ma non per questo diciamo che sono solo questi i modi con cui bisogna progettare. Sono quasi analisi di verifica rispetto a un modello di progetto che deve essere correttamente impostato fin dall'inizio, anche con altri tipi di considerazioni. Comunque, vediamo in queste foto alcuni effetti del sisma verticale. Ecco, sisma verticale cosa significa? Lo si dice a volte per brevità, è appunto la componente sismica verticale. È stato uno degli argomenti suscitati dall'articolo Terremoto e Caos, appunto come diverse volte anche Massimo ha ripetuto oggi, ed è stato un concetto diffuso in occasione di questi convegni. La componente verticale è stata spesso ignorata. Anzi, a dir la verità, si è ignorato anche l'accoppiamento delle due componenti orizzontali. Spesso l'analisi sismica consiste nell'applicare una forza statica, peraltro, che agisce in una certa direzione orizzontale. Le cause dell'aver agito così finora sono tante. Concettualmente una di quelle che ha portato a consolidare un certo modo di procedere è quella che appunto di fronte a carichi verticali gli edifici conoscono un comportamento noto appunto, mentre davanti alle azioni orizzontali hanno una sorta di imprevedibilità rispetto alla loro natura originaria.
Questo non è un discorso che, come è stato già accennato da Massimo Stamani, è assolutamente insoddisfacente, va archiviato una volta per tutte, perché un conto è il comportamento statico e un altro è quello dinamico. Il comportamento dinamico è qualcosa che, se noi vogliamo semplificare con delle forze statiche, possiamo anche farlo, ma bisogna essere consapevoli che non traduce affatto quello che accade durante l'evento sismico, dove in realtà la struttura finisce come per essere inserita dentro uno shaker. Cioè noi abbiamo delle accelerazioni contemporaneamente in tre direzioni spaziali che sollecitano l'edificio in un modo che non è assolutamente quello, o non è soltanto quello di una forza statica applicata in una direzione. Ecco, quindi il constatare oltretutto danni effettivi che sono legati a tagli verticali, tagli orizzontali, scusate, proprio lungo delle giaciture orizzontali. Vediamo, ecco, vedete questa giacitura dove c'è proprio una separazione del corpo superiore dove c'era un salto di volume. Questi danneggiamenti sono spiegabili soltanto con delle traslazioni avvenute con contemporaneo sollevamento della parete, perché valori alti dell'accelerazione verticale dovete immaginare che servono quasi tendono ad annullare il peso della struttura, quindi il taglio che arriva contemporaneamente trova in realtà qualcosa che si sta disgregando, superfici che reciprocamente si stanno allontanando, proprio perché non è un solido elastico, quindi non è che la decompressione faccia rimanere il materiale comunque omogeneo e isotropo, figuriamoci. In realtà noi abbiamo degli strati di muratura che, quando l'azione tende verso il basso, per cui la forza di inerzia va verso l'alto, tendono a distaccarsi tra di loro, e questo distacco è quello che fa trovare all'azione tagliante orizzontale una resistenza molto ridotta. Ecco, l'evoluzione dei nostri studi, però, e qui è la parte più interessante, perché è quella nuova, in realtà quello che vi ho raccontato finora era presente anche in tutta la storia dei nostri articoli, che su Ingenio potete trovare, potete consultare in modo dettagliato. Ecco, questa storia sta procedendo anche oltre, perché ci siamo resi conto a questo punto che già parlare sempre di componente orizzontale, est, ovest, nord, sud, o componente verticale, è sicuramente un modo corretto di rappresentare quelle che sono le registrazioni delle stazioni che appunto ci danno informazioni sulle accelerazioni sismiche, ma è in realtà un'astrazione, perché appunto nella realtà non esistono tre componenti, esiste un'unica accelerazione spaziale che in quel momento ha tre componenti, se noi vogliamo considerarla appunto riferita ad un'origine. Ecco, qui in questa immagine, che è un'immagine ovviamente di tipo rappresentativo, ma insomma si vuole evidenziare il fatto che prima del terremoto, questa era Castelluccio di Norcia, che è un posto bellissimo, invito chiunque non l'abbia mai visto, anche se ora purtroppo non c'è quasi più. Io ho avuto la fortuna di fare una gita personale un anno prima ed ebbi modo di apprezzare la meraviglia di questo posto, che era ancora tutto integro purtroppo, e poi invece col terremoto le situazioni sono diventate queste, e quindi c'è stata davvero una devastazione di questo piccolo centro così prezioso. Ecco, nel mezzo cosa c'è stato? Nel mezzo c'è stato questo, vogliamo chiamarlo mostro, cioè questo evento che è rappresentato bene da questa situazione che... Chi di voi forse conosce un po' le teorie del caos, ho avuto modo di vedere certi grafici rappresentativi dei fenomeni caotici, può riconoscere appunto questo andamento, perché quello che accade durante l'evento sismico non è un'accelerazione in una direzione che possiamo modellare come costante, è uno scuotimento vero e proprio che avviene in intervalli di tempo rapidissimi e che investe la struttura in ogni direzione. E quindi abbiamo una variazione continua di intensità e di direzione. Chiaramente quando poi noi questo sistema lo andiamo a modellare, rischiamo di perdere delle informazioni, perché
Come tutti voi sapete, dagli accelerogrammi il passaggio successivo ideale è quello agli spettri di risposta, molto utile e indispensabile ovviamente, così come la normativa ci riporta per la progettazione, ma lo spettro di risposta è una raccolta di valori massimi di accelerazione in corrispondenza di certi periodi della struttura. Cioè noi entriamo in uno spettro di risposta col periodo proprio, o con uno dei periodi, dei modi di vibrare, del nostro edificio e ricaviamo l'accelerazione massima che questo può subire. Dopodiché usiamo queste forze in maniera praticamente statica, le combiniamo insieme oppure le confrontiamo con un taglio crescente nell'analisi pushover, ma il concetto tende ad allontanarsi da quello che è l'evento dinamico, cioè il fatto che queste forze cambiano nel tempo, non sono costanti e quindi c'è una variazione continua dell'accelerazione. Tutto ciò che è impulso e che è sollecitazione immediata che avviene nel giro di pochissimi millesimi di secondo viene perduto. Dunque viene appunto dimenticato attraverso questa modalità di progettazione. Per rendersi conto di questo fatto appunto abbiamo seguito questo percorso. Penso l'abbiate già vista stamani questa immagine. Ecco, allora vi voglio di nuovo rappresentare inizialmente la sovrapposizione dei tre accelerogrammi. Ecco, questo è un lavoro importante che è partito proprio dal primo lavoro di nuovo di Massimo, riguardante lo studio della componente verticale, dove anziché vedere separatamente le registrazioni dell'est, ovest, nord, sud, delle due orizzontali, cioè e della verticale, sono state sovrapposte per valutarne le entità. E questo già ha portato a tutta una serie di considerazioni importanti, che sono quelle che vediamo anche nella diapositiva successiva, dove confrontando le PGA, cioè i picchi di accelerazione nelle tre direzioni, è stato possibile vedere che questi picchi sono tutte e tre confrontabili tra loro. È vero che la barra rossa, vedete in questo caso per esempio del Friuli, poi vedremo anche altri eventi, è leggermente più bassa delle altre due, ma è sempre comparabile, quindi non è assolutamente una grandezza che possa essere trascurata, tantomeno se ripensiamo il terremoto in chiave spaziale. Voi capite che se un fenomeno ha una sua spazialità, quale dovrebbe essere un motivo valido per trascurarne una componente piuttosto delle altre? Vanno considerate tutte. È evidente che poi sarà l'evento particolare, così come sarà la tipologia di edificio particolare, che risponderà più o meno bene a questo input, ma togliere a priori qualcosa che descrive esattamente quello che avviene nella fisicità dell'evento appare una cosa sinceramente non più condivisibile alla luce di questi sviluppi. Ecco, quindi ritorniamo indietro su questo accelerogramma. La sovrapposizione dei tre accelerogrammi che cosa ci descrive? Sostanzialmente una funzione che è una G di T, cioè l'accelerazione in funzione del tempo. Sono tre semplici funzioni che vediamo sempre sovrapposte l'una all'altra. Però si può fare uno scatto nel pensare questa sovrapposizione di accelerogrammi rivedendola appunto come un vettore. E avendo tre componenti, io posso rappresentare una curva parametrica che per ogni valore dell'istante t mi dà la posizione del punto nello spazio rappresentato dalle tre componenti di accelerazione, a x, a y e a z. Vabbè, insomma, questa è semplicemente per riportarvi un po' alla memoria la teoria delle funzioni a valori vettoriali, ma è molto semplice, non c'è niente assolutamente di complesso. In base al parametro t, questo punto, che rappresenta la punta del vettore accelerazione, descrive una traiettoria nello spazio che ci fornisce appunto i valori di A nelle sue componenti a x, a y e a z, però la A è unica, è un vettore unitario, descritti progressivamente. Ecco, se noi traduciamo quegli accelerogrammi in curva spaziale, cioè una curva che si muove nello spazio 3D, otteniamo un grafico di questo tipo, che è quello che avete già visto anche prima. Che cosa ci dice questo grafico in più? Dunque, sostanzialmente non è niente di diverso rispetto al vedere i tre accelerogrammi sovrapposti, però ci dà visivamente, la potenza dei grafici a volte è proprio questa, che evidenzia un concetto che altrimenti sfuggirebbe, ci dà
esattamente la misura di quanto nel corso dell'evento vi sia un continuo cambiamento di intensità e di direzione dell'accelerazione. Questo che cosa ha a che vedere con una progettazione che si basa solo su una forza statica applicata in una direzione? Quasi più niente. Si potrà sostenere certamente che questa forza statica ha comunque una serie di margini operativi di sicurezza, lo stesso modo in cui si arriva alla definizione di uno spettro di risposta, piuttosto dell'applicazione di alcuni coefficienti relativi appunto alle formulazioni analitiche, contenga molti parametri di sicurezza. Va bene, però non è di questo tanto che stiamo parlando, quanto di necessità di aderire a un fenomeno fisico. Ecco, l'ingegnere a nostro avviso deve sempre porsi il problema se ciò che sta facendo ha senso nella realtà o diventa un'astrazione che poi produce un numero. Tutti noi sappiamo che bisogna anche fare questo tipo di attività nella professione, cioè bisogna produrre comunque degli elaborati, consegnare, assumersi delle responsabilità su un indicatore di rischio, su una vulnerabilità, se una scuola può essere tenuta aperta oppure no. Però prima di arrivare a queste considerazioni bisognerebbe riallacciarsi anche a quella che è la vera natura di quello che stiamo studiando. Perché? Per quale finalità? Perché la conoscenza dell'impulsività delle forze ci potrebbe portare, per esempio, ad avere un diverso parere sull'importanza dei collegamenti. Quindi va bene tutte quelle sono le analisi pushover, le analisi dinamiche, lineari o non lineari, che ci portano a capire quali pannelli sono più sollecitati o meno e ci danno le colorazioni dei vari pannelli nelle mappe. Però questi pannelli sono qualcosa che non esiste se non esistono i collegamenti. E i collegamenti chi è che li mette a dura prova? L'impulsività delle forze, cioè qualche cosa che avviene in istanti successivi l'uno all'altro, il tutto nel giro di pochissimi secondi, e che tende a scompaginare appunto una struttura che non è collegata. E stanno qui poi le cause della disgregazione di cui parlavamo prima. Ecco, quindi l'importante è che sia chiaro il passaggio da questa sovrapposizione di tre accelerogrammi alla curva spaziale. Il fatto che qui vi sia una vediamo se col puntatore l'ho perduto. No, si perde qui. Comunque, insomma, dove c'è la rappresentazione di questo pallino rosso per t uguale a 47,25 secondi, è un istante in cui il vettore accelerazione che vedete applicato nell'origine, questo vettore nero, sta descrivendo la traiettoria e corrisponde esattamente a queste tre posizioni. Quindi da un punto di vista concettuale non c'è assolutamente niente di difficile da capire, ma vedendolo così effettivamente il terremoto assume un altro valore. Questa è un'immagine di confronto sulle PGA di cui abbiamo già parlato, comunque fondamentale per portare avanti anche la tesi che dimostriamo nell'articolo di imminente pubblicazione su Ingenio, dove si mostra appunto che scomponendo comunque nelle tre componenti l'accelerazione spaziale, la parte verticale ha una dignità del tutto equivalente alle altre due, quindi non c'è nessun motivo per trascurarla. Attraverso questi ingrandimenti riportati ampiamente anche nell'articolo si può ammirare proprio quello che accade nell'intimo prendendo un piccolo intervallo di tempo. Su questo aspetto già dai primi articoli di Mariani appunto è stato chiarito la natura estremamente frastagliata appunto, che poi diventa un frattale vero e proprio a tutti gli effetti. Cioè, da pensare se si potesse ingrandire sempre di più ritroveremmo ancora a livelli proprio istantanei questi picchi, che tra l'altro presentano massimi e minimi che si alternano in modo molto caotico. Ecco, però questa che vedete, che è la fotografia dell'evento del 76 nel Friuli a Tolmezzo, rappresenta quello che ha significato proprio l'accelerazione spaziale per questo evento. Ecco, se noi avessimo trascurato la componente verticale, questa figura, questa curva nello spazio, che sostanzialmente può essere pensata contenuta dentro, se non una sfera, un ellissoide, ma di proporzioni ben chiare, si appiattisce e diventa qualcosa contenuto esclusivamente nel piano XY. Quindi vediamo
po' questa traiettoria caotica del vettore accelerazione diventa questo. E pensate, già oggi questo è visto come uno stadio avanzato, perché sarebbe comunque una progettazione che combina le due componenti orizzontali, che ancora oggi viene vista un po' con difficoltà, soprattutto nell'analisi pushover, dove la tendenza è quella di eseguire delle analisi per direzioni separate. C'è sicuramente una maggiore sperimentazione su questo aspetto, però il problema è che anche la sperimentazione su modelli analitici deve essere presa un po' come un'indicazione, ma non può essere presa come un obbligo a non muoversi su indagini più complete, proprio perché vedete che cosa si perde nel passaggio da una situazione reale a una dove la componente verticale sia stata dimenticata. E le cose non vanno nello stesso modo. Oltretutto dovete anche pensare che il fatto che il vettore accelerazione abbia la punta rivolta verso l'alto, cioè spazi appunto la propria posizione in 3D, porta a un cambiamento di direzione importante per le forze. Quindi in realtà il nostro edificio, quando riceve delle forze sismiche, non le riceve né sul piano orizzontale né su quello verticale, ma riceve delle forze inclinate. Quindi ci sono delle forze che sono parallele all'andamento del vettore accelerazione che lo colgono secondo una sequenza di direzioni molto casuali, e giusto appunto è molto giusto dire che l'edificio si trova inserito in uno shaker, cioè in un frullatore, che a quel punto può giustificare tanti crolli che modelli di tipo tradizionale, numerico, dove le analisi sono condotte appunto con forze staticizzate solo in una direzione, non riescono a cogliere, perché il problema non si tratta di valutare correttamente un modulo di elasticità, una rigidezza fessurata, un coefficiente 1,1, 1,5, se c'è un intonaco armato o meno, cioè sicuramente non voglio togliere valore assolutamente a quello che facciamo, del resto lo proponiamo anche noi attraverso i nostri software ovviamente, ma ha un valore che non può descrivere completamente quello che avviene, perché davanti a un edificio esistente che è composto spesso da materiale mal aggregato, quindi da malte incoerenti, da elementi lapidei che possono essere irregolari, questi modelli perdono di significato, perché come faccio a pensare che esiste una sezione trasversale di un muro che lavora a sforzo normale, momento flettente e taglio, come se fosse un solido di materiale nuovo? La muratura nuova gli può assomigliare, e quindi lì magari anche con qualche accortezza ci possiamo avvicinare a questo tipo di modellazioni, ma nell'esistente il problema è evidente. Insomma, quindi ci sono delle carenze che in qualche modo bisogna cercare di superare, come affiancando ovviamente a queste analisi che comunque dobbiamo fare, che sono ormai di dominio generalizzato, delle riflessioni appunto sulla necessità di fare in modo che le strutture abbiano tutti collegamenti efficaci, collegamenti sia all'interno delle pareti, quindi va ripristinata in qualche modo l'integrità di un pannello se questa non c'è, vanno rigenerate le malte e vanno creati i collegamenti tra le strutture. Tutti questi aspetti non c'entrano nulla con i calcoli successivi, cioè sono aspetti che fanno parte di una buona pratica costruttiva. Si possono poi studiare delle regole di dimensionamento e porteranno per esempio a dire che lì occorre una rete di una certa calibratura piuttosto che un tirante di una certa dimensione piuttosto che un altro, ma l'importante è capire che i collegamenti ci vogliono e vanno predisposti. Ecco, questo è invece la proiezione sul piano orizzontale della stessa traiettoria. E nell'immagine seguente vedete invece le proiezioni su due piani verticali. Ecco, quindi nella proiezione sul piano orizzontale si apprezza la comparazione tra le due componenti orizzontali, l'est-ovest e la nord-sud. Sì. E ripeto, già considerarle contemporanee è un passo avanti rispetto alle analisi che vengono normalmente condotte. Ma se vediamo la proiezione di quella curva spaziale sui piani verticali, cioè sul piano est-ovest e verticale o il piano nord-sud e verticale, si vede appunto l'importanza, proprio l'oscillazione sull'asse Z, che fa sì che questo valore non possa essere trascurato. Vi faccio notare anche questi valori, sì, che sono abbastanza leggibili. Questi sono i picchi, le PGA,
che hanno valori variabili tra le tre direzioni, ovviamente sono i valori massimi raggiunti durante l'evento, variano in questo caso, per qui eravamo a Tolmezzo nel 76, da 0,316 est-ovest, 0,352 nord-sud, 0,273 verticale. Se passiamo invece a considerare il vettore accelerazione, perché è quella in realtà l'entità di accelerazione massima, la PGA sale a 0,408. Ma attenzione, c'è anche un picco di angolo, perché siccome il vettore si trova nello spazio, forma un angolo col piano orizzontale. Quest'angolo ci dice quanto l'evento si sta discostando da un evento piano. Nel punto massimo l'angolo arriva a 83 gradi e 5, quindi vuol dire che ci sono degli istanti in cui le forze che agiscono sull'edificio sono completamente verticali, non hanno nemmeno il taglio che gli deriva appunto dalla parte orizzontale. Chiaramente sono alcuni istanti, magari in quello successivo la situazione si inverte, ma la punta è veramente interessante. Abbiamo però calcolato un valore medio per dare uno spessore all'accelerogramma in tutto il suo sviluppo, perché altrimenti basarsi solo sui valori massimi, soprattutto per il fatto che non sono contemporanei, non sarebbe significativo in maniera soddisfacente. Ecco, quindi facendo un rapporto tra il modulo dell'accelerazione vista spazialmente e il modulo dell'accelerazione vista solo con le componenti orizzontali, otteniamo per l'accelerogramma di Tolmezzo 10,96%, che è un valore alto, in realtà potrebbe non sembrare moltissimo, però è un valore importante, perché dovete capire che comunque il modulo dell'accelerazione al numeratore contiene le tre componenti, al numeratore le altre due, quindi non è esattamente un rapporto tra l'accelerazione verticale e le altre, ma è di quanto aumenta per effetto della verticale. Poi troverete nell'articolo tutti i riferimenti numerici. E l'angolo medio fatto con il piano orizzontale è di 15 gradi. 15 gradi potrebbe sembrare un angolo non eccessivo, ma è un angolo importante, perché comunque ciò significa che è come dire che mediamente il terremoto non avviene nel piano orizzontale, ma avviene con una forza inclinata di 15 gradi. E non è la stessa cosa chiaramente per le pareti. Basti pensare a tutte le nostre poi suddivisioni ideali dei modelli in momenti nel piano, momenti fuori piano, e li disaccoppiamo, no? Andiamo a fare spesso delle verifiche che sono verifiche nel piano e verifiche fuori piano. In realtà lì è un piano e un fuori piano tutto contemporaneo, quindi il vero comportamento sarebbe a pressoflessione deviate, oltretutto su sezioni strutturali inclinate, quindi molto più complesso di quello che analizziamo. Qui siamo a Codroipo, perché l'attenzione si sposta ora su Codroipo, perché sempre nell'ambito del sisma del Friuli è la stazione alla successiva distanza che abbiamo esaminato. Siccome uno degli scopi principali di questo articolo che andrà ora in pubblicazione è quello di sfatare il mito del near fault e del far fault, cioè il fatto che lontano dalla sorgente sismica si possa a maggior ragione trascurare la componente verticale, sono stati esaminati proprio diversi casi allontanandosi dalla sorgente e trovando per tutti il solito discorso, cioè questa matassa aggrovigliata, che non è altro che la curva dell'accelerazione nello spazio, resta di forma spaziale anche allontanandosi dalla sorgente. Infatti la differenza col piano è sempre evidente. Qui invece è Castelfranco, siamo a 127 km dall'epicentro, e guardate che anche in questo caso il sistema spaziale non è ancora ridotto a un sistema piano, quindi è come ancora una componente verticale. Chiaramente il fenomeno si attenua allontanandosi dalla sorgente, questo per forza, ma attenuandosi le componenti mantengono tra loro una correlazione sostanzialmente invariata. Quindi non c'è nessuna ragione per evitare la considerazione della componente verticale. Vediamo in questa immagine, che cerca di rappresentare graficamente lo studio delle stazioni poste tra loro a distanza, dovete pensare questo come un cono spaziale che passa da questa figura 3D che rappresenta i tre accelerogrammi combinati nell'accelerazione spaziale nella stazione più vicina all'epicentro,
allontanandosi, andiamo verso la seconda, allontanandosi ancora, siamo a Castelfranco, dove la matassa si è ridotta a un groviglio, perché appunto si sta diminuendo, sta attenuandosi l'intensità del moto sismico, ma le sue caratteristiche restano intrinsecamente simili. Cioè è come se fosse una similitudine di questa matassa che piano piano è sempre più ridotta. Chiaramente cosa accade? Che le sue caratteristiche sono diverse da una stazione all'altra, perché anche nell'ambito di uno stesso evento non possiamo dire che il terremoto è lo stesso nelle stazioni che contemporaneamente lo registrano. Ognuna sarà influenzata dagli effetti di sito e quindi avrà delle particolarità che dipendono da quello che accade realmente nel terreno. Però globalmente il comportamento è questo. Abbiamo cercato anche di studiare numericamente degli indicatori che ci rappresentano, comunque si vedono già abbastanza bene in questo modo, che rappresentano appunto le variazioni di intensità e di direzione dovute alla considerazione o meno della componente verticale. Quindi siamo su valori di tutto rispetto, perché questi incrementi che voi vedete sono comunque elevati, considerando appunto il contributo della componente verticale, e anche gli angoli sono importanti. In sostanza può essere il 5% di questo rapporto un valore sotto al quale, volendo, l'accelerazione verticale potrebbe essere trascurata, però siamo sempre sopra e lo siamo anche a distanza appunto notevole della sorgente. Così come 5 gradi può essere un'inclinazione della forza spaziale media che fa pensare che si potrebbe trascurare appunto l'aspetto verticale, ma qui siamo ampiamente sopra. Quindi in sostanza, comunque la si rigiri e da qualunque parte si voglia vedere il fenomeno, troviamo tutte informazioni che confermano la validità della componente verticale. Ecco, vi faccio vedere ora, esco un attimo da qui, ecco, vi lancio un attimo l'ambiente, il software che stiamo ancora lavorando per giungere poi a dei risultati successivi, di cui vi darò un breve cenno alla fine, ma quelli poi saranno oggetto di ulteriori sviluppi. Comunque, questa è l'Italia centrale fabriana. Andiamo a prendere sempre dell'ultimo sisma esaminato del 2016. Appunto Castelluccio di Norcia, prima vedevamo nella slide, che è questo, e possiamo vederne appunto la proiezione sul piano orizzontale, piano verticale. Vedete, queste curve sono decisamente belle anche da vedere, anche se belle è un aggettivo che si usa con difficoltà di fronte a un evento sismico. Però manifestano proprio il caos dell'evento stesso, e quindi il fatto che occorre uno sforzo per cercare di rappresentarlo in maniera più adeguata, allontanandosi un po' da certi schemi di modellazione che lo banalizzano un po' troppo. Ecco. Qui abbiamo i valori che prima indicavamo, cioè le PGA, poi gli angoli sia nei valori massimi che nei valori medi. È possibile qui anche limitarsi a degli intervalli di tempo specifici, per esempio se prendiamo quello che accade dal tempo di 16 secondi da quando è iniziato il fenomeno a 20, vediamo una sottoparte del fenomeno stesso, e lo possiamo vedere anche nella proiezione piana. Questi sono gli accelerogrammi tradizionali. Ecco, la componente rossa è quella verticale, e vedete che per questo sisma è del tutto equiparabile, anzi più importante rispetto a quella orizzontale. Beh, con Castelluccio comunque siamo anche in una situazione in cui la componente verticale è stata particolarmente forte. Guardate qua, 0,797 vuol 0,8G, pensate che con un G si annullerebbe praticamente il peso proprio, quindi è veramente un qualcosa che
tende a far quasi sorprendere se alcune strutture riescono a superarlo più che a sorprendere per quelle che invece vengono giù. Questo è Castelluccio, però la stazione dello stesso evento, poi a distanza maggiore, che è stata esaminata, che è a Cumuli, vediamo di prendere magari un intervallo ancora più ristretto per fare alcuni confronti. Qui vediamo sempre le tre accelerazioni, l'accelerazione verticale è la rossa ancora, si può vedere nella leggenda volendo, ma insomma comunque quella rossa è l'accelerazione verticale e comparata con le altre è comunque un valore del tutto analogo. Ecco, se torniamo un attimo ora alla parte tridimensionale, vediamo di riprendere. Possiamo porre alcuni limiti per le accelerazioni significative, 0,0,10 può essere un limite di riferimento, in realtà è anche troppo preciso, le più significative cominciano da 0,05 in poi. Ecco, questo è quello che caratterizza questo evento di accumuli. Ecco, come vedete è possibile anche rappresentare lo spostamento, perché da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica, più esattamente dalla banca dati di Itaca, è possibile ricavare spostamenti e accelerazioni nelle tre componenti per ogni evento. Quindi c'è un lavoro molto bello che rende a disposizione appunto di chiunque voglia studiare gli accelerogrammi questi dati e che sono serviti anche a noi per la base di elaborazione. Ora, lo spostamento in realtà non dice moltissimo, comunque vedete anche in questo caso che se guardiamo la proiezione sul piano verticale, i due piani verticali, e la proiezione orizzontale, siamo di fronte a un fenomeno dove nessuna componente può essere considerata più dignitosa di un'altra, ci sono tutte e tre perché fanno parte di un unico fenomeno spaziale. Ecco, torniamo un attimo sull'accelerazione. Alcune, se riesco a fare uno zoom... Ecco, queste evoluzioni che potete immaginare di questa curva che viene percorsa con questi cambi di direzione continui possono essere relazionate a una considerazione sulle forze di tipo impulsivo. Qui vi do un cenno su un lavoro che in realtà verrà poi sviluppato a seguito di quello che pubblicheremo ora, dove abbiamo come obiettivo quello di poter considerare al lato delle forze inerziali classiche che utilizziamo nelle nostre analisi anche le forze di tipo impulsivo per poterci permettere di valutare la bontà, per esempio, dei collegamenti e di vedere se quello che stiamo dimensionando a livello di aggregazione del materiale dell'edificio è corretto anche per il progetto. Si entra in un campo molto poco conosciuto, è un campo dominato dal cosiddetto jerk. Il jerk è la derivata terza dello spostamento. È una cosa che spiazza un po' perché tutti noi siamo abituati a pensare fino all'accelerazione, in quanto normalmente davanti a un moto in meccanica si studiano lo spostamento, la velocità e l'accelerazione. E lì ci fermiamo perché... Poi per ingegneri ci interessano le forze di inerzia che sono direttamente legate all'accelerazione. In realtà esiste tutta una parte di trattazione del moto dei corpi che riguarda diverse discipline, quindi a parte l'ingegneria sismica, ma può riguardare l'aeronautica, per altri aspetti riguarda la progettazione delle strade, fra un attimo vi dirò perché, che prende in considerazione le variazioni di accelerazione. L'accelerazione in realtà... bisogna pensare che non è una quantità costante, tutto quello che abbiamo mostrato finora lo evidenzia in maniera lampante, quindi il fatto poi di considerare un certo valore per il nostro progetto, cioè una PGA, è un'astrazione che facciamo per considerare, diciamo così, un valore massimo. Però, come dicevo prima, prendendo il valore massimo noi perdiamo il contributo di quello che accade impulsivamente nel corso dell'evento. Ora, siamo proprio sicuri che in realtà non si sappia interpretare questa azione impulsiva del sisma e che sia giusto perderla passando a delle verifiche di natura essenzialmente statica?
Noi pensiamo che bisogna indagare ancora su questo aspetto ed è quello che stiamo cercando di fare e che speriamo poi di presentarvi in un ulteriore sviluppo a breve termine. Ecco, questo GER, che in realtà è la derivata dell'accelerazione, ha anche lui una forma che, come vedete, è più compatta, molto spinta sul verticale, perché, come vedete, dal punto di vista verticale il GER ha un'unità di misura che è in G al secondo, perché sono appunto le variazioni di accelerazione, spesso rappresentata in G diviso 10 per problemi di scala, ma insomma è molto più alta generalmente nella componente verticale rispetto alle componenti orizzontali. Per il momento non vi dico molto di più, anche perché questo è comunque oggetto dello studio che stiamo completando per l'articolo successivo, come vi dicevo, ma si capisce già che il carattere impulsivo del sisma verticale dovuto all'alta frequenza proprio degli sbalzi di accelerazione verticali, che possiamo vedere anche proprio nei grafici. Ora torniamo all'accelerazione. Se si prende un intervallo di tempo più piccolo, ecco, un po' più alto si vedono meglio. Ecco, i picchi rossi sono più ravvicinati in genere rispetto agli altri, proprio perché le frequenze verticali sono più fitte. E questo quindi ha una relazione diretta con quello che è la variazione dell'accelerazione, cioè il passaggio da un valore, per esempio, che è positivo a un valore negativo, che è il cambiamento improvviso del vettore spaziale che spazza la traiettoria. Per capire che cos'è questo jerk, c'è un esempio molto semplice che faccio una breve digressione, tanto perché penso sia comunque interessante avere in mente qualcosa di fisico che ci ricollega a un cambiamento di accelerazione. Se noi percorriamo un tratto rettilineo a una velocità costante, abbiamo un'accelerazione di fatto nulla e siamo quindi in un moto con v costante. A un certo punto si entra in una curva circolare. Ecco, quando si entra nella curva circolare, lì dentro al cerchio, anche se manteniamo la stessa velocità, abbiamo un'accelerazione che questa volta non è più nulla, perché è l'accelerazione centripeta, che è il v quadro diviso r, il raggio della circonferenza. Che cosa accade quando passiamo da 0 a v quadro diviso r? Perché un conto è essere lungo il rettilineo, un conto è essere lungo la circonferenza e un conto è essere in quel punto di passaggio tra il rettilineo e la circonferenza. Questo è il motivo per cui, per esempio, le strade e tutti i tracciati sono studiati in modo da avere dei raccordi, in modo tale che l'incremento di accelerazione vari gradualmente, cioè non vi sia un salto, una funzione discontinua che passa da 0 a un valore più elevato. Il fatto di avere appunto questo raccordo fa sì che viene vissuto molto più facilmente il passaggio da una traiettoria rettilinea a una curvilinea. Questa digressione che entra in un altro campo sostanzialmente, però serve un po' a far capire che cos'è il jerk. Il jerk è questa botta che si sente nel passaggio dallo 0 a un valore che invece è maggiore di 0, è un salto. Questa botta la possiamo tradurre in impulso ed è esattamente la forza impulsiva che avviene durante l'evento sismico e che abbiamo ragione di ritenere che abbia dei forti collegamenti con la tendenza alla disgregazione delle strutture, che questa cioè sia dovuta non tanto a forze di tipo inerziale che possono coinvolgere le masse nel loro insieme e gli elementi strutturali quando hanno appunto una dignità di insieme, ma sono forze istantanee che a causa dei continui cambi di direzione, di velocità e di intensità, scusate, e di direzione, portano gli elementi a distaccarsi tra di loro. Quindi, come si diceva prima, il crollo che è stato possibile constatare vedendolo in fotografia appunto in paesi come Arquata o come Accumuli è in realtà la riacquisizione della natura originaria, la separazione tra gli elementi di pietra che sono stati presi e assemblati con la malta per costruire le murature tornano alla situazione originaria, cioè si riseparano. È chiaro che la malta è degradata, ma proprio per questo fatto la malta era degradata nel tempo, magari soggetta a fatica per fenomeni precedenti o per l'usura del tempo, per molti altri motivi,
accade che quando avvengono queste forze, quando intervengono queste forze di tipo impulsivo, distaccano tra loro questi materiali. E quindi qui si capisce che per spiegare la disgregazione occorre cambiare ottica. L'ottica è quella di pensare le strutture soggette non soltanto alle forze inerziali, il che va bene, va fatto ed è tanto più attendibile e sufficiente quanto più l'edificio ha una concezione ingegnerizzata moderna, ma vanno pensate anche nell'ottica di impulsi che possono portare a disgregare le strutture, a staccare le parti tra di loro e a rendere impossibile il loro funzionamento come corpi d'insieme. Quindi impossibili funzionamento sia dei classici cinematismi che vediamo, e qui, da qui la critica non al fatto che non abbiano valore, ma al fatto che siano comunque pensati come l'elemento più debole. No, l'elemento più debole inizialmente è la disgregazione possibile. E ci condurrà quindi anche a studiare poi, ed è questo quello che interesserà ovviamente soprattutto a professionisti, come fare ad affrontare questo problema, perché una volta suscitato un problema bisogna anche trovare delle soluzioni e cercare quindi di indirizzare la progettazione e la valutazione analitica, perché no, insomma, verso un miglioramento dell'approccio progettuale. Non so quanto tempo ancora? Circa 10 minuti. Ho 10 minuti circa. Vabbè, comunque insomma di questo vi ho dato un cenno, ma seguirà poi appunto un lavoro specifico, comunque scorrendo un po' l'articolo che ecco, è quello che troverete poi su Ingenio di prossima pubblicazione. Ci sono gli altri eventi sismici che vale la pena di osservare, magari mettiamo questo PDF, lo zoom adattiamo, ecco, si vede male, eh? Comunque faccio ora degli zoom, magari per riuscire. Andiamo quindi verso gli ultimi, più recenti. Vediamo l'Emilia, magari, del 2012. Ecco, vediamo se si riesce a fare uno zoom. Non so se si vede un po' più chiaro. Per l'Emilia ci sono molte stazioni di riferimento, noi ne abbiamo prese 5 per rappresentare ecco, vedete Mirandola, una posta a 0,5 km, quindi praticamente sull'epicentro, l'altra a 4,1, poi a 11,2, vediamo se si riesce a spostarlo. Come li usiamo, dice? Dunque, intanto li usiamo per acquisire una sensibilità, e questo è già importante, perché se non pensiamo al problema poi non viene in mente neppure al momento della progettazione. Il fatto di avere una componente verticale ci porta a utilizzarla nelle calcolazioni, cioè in quelli che sono i metodi che abbiamo a disposizione, che sono perfettamente coerenti fra l'altro con la normativa. Nello studio che abbiamo presentato anche nei lavori precedenti si è mostrato appunto attraverso questi algoritmi che sono stati resi pubblici, quindi non hanno nessuna attinenza col volerne fare un uso esclusivo, anzi tutti ci auguriamo che anche più software li implementino progressivamente, è possibile nell'analisi pushover inserire anche il contributo del sisma verticale. Come si farà? Ecco, qui ora non so se si può scendere nel dettaglio, però penso che l'analisi pushover diversi di voi la conosceranno, ma l'importante è non pensare che la forza verticale sia crescente insieme a quella orizzontale, proprio perché in realtà i due fenomeni, come abbiamo visto, sono contemporanei, ma raggiungono picchi in istanti diversi e non hanno quindi una progressione unita, cioè una progressione contemporanea. Quindi bisogna considerare, e questa è la nostra proposta che ha trovato un buon riscontro ed è anche tra l'altro supportata da altri studi internazionali che si muovono in maniera analoga, è quella di considerare le forze spettrali di tipo verticale, che sono calcolabili benissimo dalla normativa, in quanto la normativa ce li fornisce, e di considerarne i massimi o minimi effetti da
sovrapporre a quelli che nel corso dell'analisi pushover vengono determinati dalla forza orizzontale crescente. Cioè pensando che ad ogni istante queste forze spettrali aggiuntive possano creare una situazione che può essere più o meno sfavorevole, per esempio in un aumento di compressione o in una diminuzione di compressione. Quindi c'è una certa alterazione, diciamo così, dello stato tensionale al passo che peggiora un po' con la verifica, ma la rende più realistica, cioè dà l'idea di quello che accade nell'elemento strutturale per effetto di queste azioni verticali. Comunque questo è descritto molto in dettaglio nei lavori che abbiamo già pubblicato, così come nei cinematismi, cioè nei meccanismi di collasso, è abbastanza intuitivo pensare che oltre all'effetto ribaltante orizzontale e al carico verticale si possa usare un carico verticale contrario verso l'alto, che rappresenta appunto il sollevamento contemporaneo al ribaltamento. Anche in questo caso ci sono molte considerazioni da fare sull'utilizzo degli spettri e sulla loro relazione fra quello orizzontale e quello verticale, però sono tutti argomenti che abbiamo approfondito, insomma, che potete poi consultare in dettaglio. Questo che stiamo presentando ora invece è un lavoro che tende poi a rendere, oltre a renderci ragione della spazialità del fenomeno e quindi a determinare in maniera ormai inequivocabile il fatto che l'accelerazione verticale non può più essere scissa dalle altre se vogliamo fare una progettazione completa e congruente con la realtà, è orientato anche per gli sviluppi, vi dicevo prima, a rendere ragione della capacità dei collegamenti di creare la compagine, di mantenere anche la compagine strutturale e quindi assorbendo queste forze impulsive fare in modo che la struttura nel suo insieme sia poi capace di reagire alle azioni inerziali a cui noi la sottoponiamo nel corso delle analisi. Comunque è quindi un'evoluzione successiva rispetto a quello che dicevamo prima. Il tutto è integrato in un unico approccio progettuale che deve considerare l'evento fisico nella sua totalità e dal punto di vista ingegneristico portare a assicurare ovviamente la capacità della struttura, quindi a garantire la sicurezza, non parzialmente ma il più possibile sotto diversi aspetti. È chiaro che il campo è poi tutto un divenire, quindi noi facciamo ricerca applicata, ci auguriamo che anche da parte della ricerca accademica avvengano contributi sempre più chiari, ce ne sono già diversi a dire la verità, perché sull'importanza della componente verticale è riconosciuto già da tempo, da più di 20 anni e oltre, necessità di indagare maggiormente. C'è finora stato un po' l'idea che fosse più importante near fault, ma tutte le indagini abbiamo fatte noi ci garantiscono che anche lontano dalla sorgente, poi dov'è la sorgente, come diceva giustamente prima Massimo, siamo in un territorio altamente sismico con un numero di faglie diffusissimo, quindi come, a meno che non si diventi capaci di prevedere dove avverrà il prossimo terremoto, e che lo dico con ironia ovviamente perché questa possibilità perlomeno al momento sembra proprio remota, non possiamo sapere appunto dove avverrà e quindi ogni edificio può essere investito dal problema. Fra l'altro la normativa fornisce un reticolo sismico che per tutti i siti del territorio italiano ci dà il valore dell'accelerazione. Tant'è vero, questo è dimostrato anche dal fatto che se io volessi limitare l'applicazione dell'azione verticale solo agli sbalzi o alle luci di 20 metri dovrei andare a pescare un valore. Dove lo prenderei? Lo prenderei lì. Ma se c'è, allora perché non lo posso utilizzare per tutte le strutture? Quindi è qui che... E in effetti questo punto interrogativo lo dovete vedere non come una critica alla normativa, perché la normativa queste cose ce le dice tutte. E quindi magari mi soffermo un attimo su questo aspetto, perché che è alla fine di nuovo ribadito nel nostro articolo. Vado subito alla sintesi, tanto per farvi vedere i punti fondamentali. Ecco, la sintesi dei riferimenti normativi, spero si possa leggere. Ecco, cosa ci dice il decreto 2018 dal punto di vista della componente sismica verticale? Beh, ci dice molto, quindi coloro che sostengano che ogni uso della normativa ai fini di sostenere che la normativa 2018 è cambiata rispetto alla 2008 e non è vero perché dice le stesse cose sul sisma verticale e comunque lo limita
in certi ambiti e che questo uso sia pretestuoso, beh, questa affermazione va respinta al mittente, non c'è nessun uso pretestuoso, c'è la lettura semplicemente di quello che c'è e la normativa è lungimirante da questo punto di vista. Chi l'ha scritta effettivamente aveva delle sensibilità verso proprio le cose che abbiamo trattato. Fra l'altro vi anticipo che di scuotimenti e quindi di jerk, cioè di variazione dell'accelerazione, di problemi che saranno evidenziati nel lavoro futuro, anche di questi se ne parla nella normativa, eppure attualmente nessuno li sta considerando nella progettazione. Quindi anche qui ci sarà da fare qualche domanda, farsi qualche domanda. Vediamo un attimo su questa sintesi. Per tutte le costruzioni il decreto 2018 ci parla della contemporaneità delle componenti sismiche e spaziali. Poi ci dice l'obbligatorietà della componente verticale solo nei casi indicati in 722 e qui su questo si appoggia chi sostiene che non vada usata. Ma qui bisogna anche imparare a conoscere l'italiano, perché il fatto che sia obbligatoria in alcuni casi non dice che va esclusa negli altri. Quindi è chiaro che siccome tutto l'impianto e la normativa è a favore della sicurezza, e la sicurezza è qualcosa di cui poi noi ci facciamo assuntori, perché quando firmiamo un progetto ci assumiamo noi la responsabilità della sicurezza, non si capisce per quale motivo io la dovrei trascurare. Ma c'è di più di questo, Fin qui possono essere sfumature anche, ma vediamo ancora. Dalla circolare 2019 la componente verticale va aggiunta a quelle orizzontali ove significativa. Che vuol dire ove significativa? Abbiamo visto oggi che è significativa sempre, perché il fenomeno è un fenomeno spaziale, non è un fenomeno orizzontale o un fenomeno verticale. È un moto spaziale quello sismico, quindi è sempre significativa la componente verticale, altrimenti vorrebbe dire ricondursi al caso piano e pensare che quelle curve che hanno quella traiettoria così importante e così ben definita da quel caos spaziale sia riducibile a un sistema piano, che non è fisicamente accettabile. Nel caso di analisi statiche non lineari, sono le pushover, la componente verticale va affiancata a quelle orizzontali ove necessario. Intanto questo discorso ci dice che bisogna avere un metodo per far sì che l'analisi, che le forze verticali siano inserite dentro l'analisi pushover, se no non lo potrei fare mai. E poi ove necessario è già qualcosa che ci dà una necessità di comprensione di dove sia necessario, appunto. E quindi come si fa a sapere se è necessario se non lo si applica? Quindi va applicato. Bisogna eseguire analisi pushover dove c'è anche la componente verticale e questa ci dirà se è necessario o meno. E non c'è altro sistema. Ma i software ci sono nella misura in cui chi li fa vuole implementare questo aspetto, appunto. Nel nostro allora, io qui mi trovo nella difficoltà di essere in una duplice veste. Vabbè, PCM l'ha implementato, però questo studio non è stato fatto per PCM, perché mesi prima che PCM lo implementasse è stato pubblicato questo lavoro dal punto di vista professionale con l'esatto algoritmo con cui può essere affrontato il problema. Quindi tutte le altre software house, se vogliono, possono benissimo implementarlo. Chi poi ha delle proposte alternative o integrative fa bene se le dice e fa crescere tutti, perché qui bisognerebbe uscire dalla lotta dell'uno contro l'altro e non fa bene a nessuno. È inutile pensare che un software sia contro quell'altro perché io sono un produttore, allora lo devo vendere. Usciamo da questa logica che non ha più nulla ingegneristico. L'unica logica ingegneristica è di lavorare tutti per la comprensione di un problema e cercare poi di implementarlo. Se l'analisi pushover nella forma tradizionale è qualcosa che è stato codificato e adottato da tutti i software, non si vede per quale motivo non ci possa essere una codificazione del fenomeno con anche dentro la componente verticale sia adottato da tutti i software. Allora, la posizione di Francesco è una posizione, diciamo così, anche scomoda in questo momento, perché lui ha fatto ricerca e in questo momento è chiaramente anche titolare della casa di software. Ora, la verità è che ci siamo messi d'accordo, la ricerca deve essere estranea a qualsiasi tipo di pubblicità. Tant'è che non entriamo mai, ma avete mai sentito parlare del software, tant'è che siete stati voi a chiederlo, quindi non ci mancherebbe altro. È una posizione scomoda,
Perché? Perché ha fatto ricerca, ma poi nello stesso tempo è stata una condizione comune, mia in particolare, quella di creare un algoritmo da mettere a disposizione per tutti. Era una delle condizioni, non è che potevamo pensare, perché a noi interessa che questo fenomeno venga come dire, curato, venga previsto, venga prevenuto, perché vediamo, oggi abbiamo visto l'esempio delle piattaforme, ma quanti di voi hanno visto due fenomeni? Una piattaforma precedente che scuoteva l'edificio di muratura, in orizzontale perché non aveva i 6 gradi di libertà. La successiva, sopra, stanno facendo la prova della stabilità di condizionatori di grandissima capacità e avevano degli ammortizzatori. Bene, una era orizzontale, l'altra ammortizzatore faceva così. Cioè, voglio dire, è l'immagine chiara che stiamo verificando situazioni che non sono attinenti al fenomeno. Quindi questo era... Sì, appunto, non per una speculazione intellettuale, è per la lettura del fenomeno fisico proprio. E quindi che lo mettessero in conto tutti... Sì, no. Ma non era per questo, era perché sono intervenuto perché è una situazione, ripeto, abbastanza delicata, proprio perché perché lui è costretto a dire guarda, io l'ho messo in conto e altri no, però non deve essere vista in questa logica e non è vista perché lui mi pare che... Ah, scusi, che ha detto? Lui dice, ok, detto che tutto è fatto con le buone intenzioni, c'è un software che è in grado ad oggi... Ma... Sì, però lei capisce che se vengo qua le racconto la ricerca che abbiamo fatto, poi le dico prendete il mio, ecco perché sono intervenuto io, perché questo software lo porta... Non voglio assolutamente... Questo software... Io spero che... Ma sì, ma poi tutti lo devono mettere in conto, ma per quale motivo non si mette in conto? Adesso detto tra noi, no? Ma poi, ancora detto tra noi, se devo valutare, se devo fare un'analisi per detto strutture... In streaming online. Sono contento. Detto tra noi in streaming online, se io devo valutare le strutture, come dice le norme, strutture oltre 20 metri, sbalzi oltre 4 metri, pilastri in falso, e mi obbligano a prendere lì degli spettri che sono appunto legati all'accelerazione verticale, allora a questo punto credo che tutti quanti si dovrebbero fornire di questa cosa. Quindi fornirsene significa implementarlo, ma questo, ripeto, è lungi dall'idea di portare... Oggi Francesco è qui con noi, ma non in tutte le tappe. No, oggi abbiamo condiviso, ci sono altri produttori che vengono insieme a noi, no? E quindi è da condividere questo discorso. Esattamente, guardate, per quanto mi riguarda davvero, la mia posizione è quella che a me interessa proprio anche l'attività professionale, cioè il software storicamente per me è stato una maniera di proporre qualcosa che avveniva a livello professionale, non è stato mai... non so se qualcuno di voi ci conosce, insomma da 20 anni non è mai stata un'attività finalizzata alla vendita di qualcosa, ma comunque una collaborazione con i professionisti. Quindi io sono stato ben lieto degli sviluppi che abbiamo portato avanti con Massimo, perché li vedo proprio da questo punto di vista. A me interessa veramente, al di là di quello poi che è l'utilizzo di un software invece che un altro, proprio perché siccome forniamo anche noi degli strumenti di utilizzo professionale, ci poniamo continuamente il problema se poi l'uso che se ne fa è qualcosa che porta davvero dei vantaggi, oppure diventa semplicemente poco più che un videogioco, perché purtroppo i software oggi tendono a spostare verso questi aspetti. Siccome ognuno di noi ha le capacità per dominare questi strumenti, è bene che ci sia sempre la volontà di affrontarli nel modo giusto, e questo non può essere slegato dalla conoscenza e dall'approfondimento. Finisco un attimo questo aspetto e poi cedo la parola.
l'intervento successivo. Ecco, molto importante per le costruzioni esistenti è, questo è proprio dal DM 2018, la valutazione della sicurezza va condotta in relazione al comportamento strutturale atteso. Vediamo un attimo. Eccolo qua. Questo è molto importante perché di fronte alle costruzioni esistenti la normativa non ci dice che è tutto codificato, anzi ribadisce la difficoltà di trovare dei modelli adeguati, perché dice la verità, direbbe male se dicesse il contrario. Invece recita questo aspetto molto bene e riconduce, oltre all'analisi storica che deve tener conto di quella è stata la trasformazione e gli eventi subiti dall'edificio, a basarsi sul comportamento strutturale atteso. Quindi questo cosa vuol dire? Che se una certa tipologia di edifici ha mostrato un tipo di danneggiamento ben preciso, se l'edificio che sto analizzando rientra in questa tipologia e può essere sollecitato in maniera analoga, non posso far finta che quel comportamento non esista, devo prenderlo in considerazione, quantomeno per vedere se in questo caso specifico potrà avere o meno conseguenze. Quindi siccome i danneggiamenti per azione sismica verticale ci sono stati, e sono le foto che abbiamo visto prima, ma comunque questo è riconosciuto proprio a livello anche della comunità scientifica, è un comportamento strutturale atteso. Quindi si potrebbe difendere poi un eventuale danno per un evento sismico che porta a questi tipi di crisi il fatto di averlo trascurato in sede di progettazione? Probabilmente sarebbe una negligenza. Ecco, quindi questo è un altro aspetto che fa riflettere. E comunque, appunto, ripeti, il fatto stesso che la norma definisca l'azione verticale su ogni punto del reticolo sismico è evidente che la dice lunga sul fatto che la componente verticale agisce ovunque. Quindi il sì, la dobbiamo considerare, poi va da sé che ci saranno delle tipologie edilizie e delle situazioni anche di sito che la renderanno magari trascurabile in certe situazioni, quindi, ma va integrata nella progettazione proprio per superare questa concezione statica e monodirezionale dell'evento sismico. Ecco. Sì, soprattutto sull'esistente. Però certo. Va considerata anche il nuovo modo di pensare come contrapposi, cioè quali sono gli interventi che saranno più idonei per cambiare. Certo, sì. Gli interventi dovranno essere integrati da questi aspetti. Quando noi pensiamo per esempio a tiranti, magari che attualmente sono pensati solo a livello orizzontale, forse andrà un po' anche cambiato il concetto, ci andrà pensato le strutture. Di fatto hanno bisogno di un presidio che è tridimensionale, quindi i tiranti probabilmente dovranno collegare anche un piano all'altro. All'interno della singola muratura ci dovrà essere una rigenerazione della malta per fare in modo che questi effetti impulsivi non portino alla disgregazione, o altrimenti andrà contenuta con delle reti o con dei sistemi sufficientemente diffusi per evitare queste crisi locali. Quindi niente di più che cercare di fare delle evoluzioni. Io spero che questo sia stato un contributo, ci auguriamo appunto che l'articolo che verrà pubblicato dall'ingegner Darius Ingenio abbia una buona visualizzazione, e comunque tutto questo deve essere sempre visto con spirito costruttivo per un dibattito che deve portarci appunto a progettare meglio e in maniera più sicura. Grazie a tutti. Grazie Francesco.